esserci per impedire di dover esserci un giorno di più. Lo riassume così il comandante provinciale dei Carabinieri Gerardo Petitto il suo primo anno di attività a Caltanissetta durante la cerimonia che ricorda i 202 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La capacità preventiva di sventare un furto in abitazione, un raid vandalico, il fenomeno dei furti di rame e il progressivo svuotamento dei centri storici sono solo alcune delle attività svolte nell'ultimo anno dai militari del Nisseno, che si sono riuniti nel cortile interno della caserma Guccione per festeggiare l'impegno portato avanti dall'arma, nei secoli fedele, come recita il motto creato nel 1914, in occasione del suo primo centenario. Per noi è un momento di raccolta della gente per esprimere che noi ci siamo, semplicemente questo. Noi siamo nati con questa nazione, ne siamo nati prima, l'abbiamo accompagnata dove adesso e intendiamo riaffermare la nostra presenza, la nostra vicinanza alla gente. Com'è stato questo anno? È stato intenso ed esaltante, esperienza del tutto nuova per me che non sono siciliano, non avevo mai fatto servizio in Sicilia e proprio per questo ancora più profonda e piacevole, istruttiva. Quali sono state le attività che hanno visto più impegnati i militari? Guardi, l'Arma dei Carabinieri, avendo essendo forze di polizia a competenza generale, pur nelle varie specializzazioni, noi cerchiamo di essere adattabili e flessibili, per cui non ci sono state attività che particolarmente ci hanno preso rispetto ad altre, però c'è tutto un ventaglio di attività, io dico sempre, qualche volta anche anonime, di scarso rilievo, ma che costituiscono poi questo strumento di rassicurazione sociale per la gente. E a quali si riferisce in particolare? Alla presenza, ai reati che non sono mai stati commessi e alla vicinanza che noi dimostriamo alla gente e la gente dimostra a noi. 17 gli encomi consegnati dalle autorità civili e militari presenti alla cerimonia ai militari che si sono contraddistinti per il loro intuito investigativo nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata. Il ricordo dei caduti uccisi durante il loro servizio e la preghiera dell'arma hanno poi concluso la 202esima festa dei Carabinieri.